Gli aspetti affettivi, allora, poi dopo lasciamo ancora tempo per le domande. Per la psicologia, gli aspetti affettivi non sono solo quelli di amore, ma sono anche quelli opposti, di odio, di rifiuto, quindi li vediamo un po' tutti e due. Sono due termini opposti, di attrazione e di repulsione. Quindi la relazione ha una caratteristica di attrazione e o una caratteristica di repulsione. Guardate che possono anche andare assieme le due cose. Cominciamo a vederne una per volta. Caratteristica di attrazione può essere su una motivazione non valida come la compensazione. Mi sento attratto da quella persona perché è molto ricca. Ma veramente ho voglia di stare con quella persona, voglia di vivere con quella persona, voglia di sposare quella persona, ma la motivazione non è così bella, grande, nobile. Ed è possibile che uno non la percepisca esattamente, perché si legge in superficie. Che bello se sposo quella persona. Vai a dirti perché, che bello. E potresti avere delle sorprese. Diceva, ma a me va bene lo stesso. Sì, ok, renditi conto che visione hai del matrimonio, eccetera. Ma non solo del matrimonio, anche di un'amicizia. Sto cercando di un rapporto di amicizia con quella persona, perché? Mi sento attratto da quella persona, sto bene con quella persona, è bello, perché? Ditelo, perché se è una motivazione che non funziona più di tanto, a un certo punto avverrà una spaccatura, avverrà un'incomprensione, avverrà qualcosa che sarà più doloroso dei vantaggi che hai avuto. Alla fine, facendo un bilancio, dici: ma se non l'avessi mai incontrata sarebbe stato meglio. Parlo al femminile incontrata perché parlo di una persona, quindi maschio o femmina. Se non l'avessi incontrata sarebbe stato meglio. Allora è importante dirsi perché c'è questa attrazione. Ci può essere una realtà di amore. È mica proibito che le cose vadano bene, che le cose siano belle, che le cose siano giuste, che le cose siano straordinarie, meravigliose. Io sono convinto che nella società ci sia più amore di quanto abbiamo l'impressione. Perché ci sono tante fatiche che le persone fanno, ma perché le fanno se non c'è dietro una forza grande come quella dell'amore? Non solo giovani coppie che stanno assieme, ma persone che si fanno carico di malati, persone che si fanno carico di anziani, persone che si fanno carico di problemi, persone che si fanno carico di fatiche immense. Veramente c'è tanto amore nella società. Se per amore intendo relazione sessuale, allora è un'altra cosa. Ma l'amore è ben più grande, ben più ampio, vuol dire tante più cose. Allora ci sono tante relazioni che hanno una forte componente di amore, anche se le persone non se ne rendono neppure conto più di tanto. Nel momento della prova, nel momento del bisogno, viene fuori questo. Colleghi di lavoro, vicini di casa, si manifesta la positività di quella relazione, che così è stata vissuta come ordinaria, è stata vissuta come naturale, ma è giusto, perché noi siamo fatti per l'amore, siamo fatti per un rapporto positivo con gli altri. Per cui lo viviamo senza rilevarlo e notarlo più di tanto, e se capita qualcosa si vede. Dunque, la realtà positiva di attrazione è una realtà molto estesa. C'è però anche una realtà nelle relazioni di repulsione, e anche lì bisogna prenderne coscienza e, se è il caso, andare a vedere perché. Io non sono obbligato ad essere amico di tutti quelli che vivono nel mio palazzo, non è un obbligo. Per cui io posso sentire
una certa repulsione nei confronti di qualcuno. La prima cosa che dice la psicologia è vai a vedere chi ti ricorda, vai a vedere che cosa ti risveglia dentro, perché facilmente ti richiama qualcuno della tua infanzia che quando eri bambino ti ha spaventato, ti ha fatto soffrire, ti ha creato problemi. Facilmente ti ricorda questo, anche senza che tu te ne renda conto. Hai bisogno di pensarci per renderti conto che quella persona ti richiama quell'altra, altrimenti non lo vivi, non lo percepisci. Dunque, questa relazione ha come ideale non aver nulla a che fare con quella persona, la lontananza da quella persona. E non è una cosa proibita. Proprio perché tutti abbiamo un carico di ferite infantili, tutti abbiamo un insieme di problemi. E se uno me li risveglia, non è il caso che io gli stia proprio vicino, che mi risveglia sempre questi problemi, sto vicino a qualcun altro. E vai. Per cui non ce ne manco da sentirsi in colpa più di tanto se qualcuno non lo sopporto, se qualcuno lo evito, se qualcuno così tengo le distanze, eccetera. C'è un altro aspetto invece che è l'odio. Questa è una forma di relazione invece che è carica di conseguenze peggiori. L'odio è il desiderare il male di quella persona. E al di là del desiderarlo può anche essere il provocare il male a quella persona, fare del male a quella persona. Qui la problematica è già più grave, ma non perché io penso all'amore evangelico, proprio perché la persona ha un'illusione, vive un'illusione, una menzogna dentro. L'odio ti dice che se tu riesci a far del male a quella persona, poi sei contento, sei soddisfatto. Ah, come sto bene. Ma nel momento in cui tu fai proprio del male a quella persona, magari anche solo parlando male di quella persona in giro, perché mica sei il tipo che lo ammazza, no, venuto a parlarne male, provi una soddisfazione molto minore di quella che ti sembrava che potresti provare. C'è l'illusione di sfogarsi, ecco, dico quelle cose, dopo sono soddisfatto. Dici quelle cose, trovi che la soddisfazione è ben più piccola di quanto pensavi. Trovi che quella soddisfazione dura molto meno di quanto pensavi. Non ti ha soddisfatto come ti illudeva di soddisfarti prima. Allora ti chiedi, interroghi l'odio dentro di te, come mai non sono così soddisfatto come mi sembrava che sarei diventato? E la risposta dell'odio è perché non hai fatto abbastanza male, non hai colpito abbastanza, non gli hai fatto abbastanza del male. Allora dico, ok, adesso raggiungerò la mia soddisfazione. Ecco che vado giù ancora più duro, faccio ancora più male di prima e di nuovo mi trovo a dire, ma non c'è tutta quella soddisfazione che pensavo di raggiungere. Proprio perché è una menzogna. Così l'odio, così la vendetta, così ogni forma di male verso l'altro parte da una menzogna. Noi siamo fatti per collaborare, per stare assieme, per aiutarci, per sostenerci. Pensate solo se al mondo non ci fossero mai state guerre. Quale sarebbe il livello di vita di oggi? Ma sarebbe un livello di vita molto più alto. Pensate quanto abbiamo dovuto ricostruire. Costruito una volta, demolito, ricostruire. Pensate quanto abbiamo dovuto distruggere. Ok, abbiamo un quarto d'ora, se c'è qualche domanda da fare, ho ancora un argomento, ma non importa. Guardate che se non fate domande c'ho ancora un argomento, eh. Questa è una minaccia. L'argomento è la relazione con il trascendente. Voi mi provocate. Allora facciamo questa domanda per voi mi provocate. Ebbene,
Noi gestiamo la relazione con il trascendente, con Dio, allo stesso modo con cui gestiamo la relazione nei confronti degli altri. E le stesse dinamiche vengono attivate. Ad esempio, con Dio in che posizione siamo? Voi direte siamo noi sotto e lui sopra, non sempre. Le posizioni cambiano con lui, cambiano. Quando noi chiediamo, noi ci poniamo sopra e poniamo lui sotto. E non è che Dio si rifiuti e dica, oh, come ti permetti di chiedere? Avete notato che le preghiere sono tutte sull'imperativo? Da, oh Signore, la tua benedizione. Aiuta, Signore, cioè con tutti i verbi all'imperativo hanno le preghiere. Sono una chiara posizione così nei suoi confronti. Quando invece noi, qualcuno più, qualcuno meno, ci mettiamo a disposizione, ci collochiamo in una posizione sotto lui. Ma notate, parla Signore, il tuo servo ti ascolta, nel momento in cui gli do l'ordine di parlare sopra. E poi, se sono disposto a fare quello che mi viene detto, mi pongo sotto. Ma se no, mi pongo sopra. La preghiera di offerta, questa è una preghiera in cui io mi pongo sotto. E c'è anche una preghiera in cui io mi pongo qui, quella del discernimento. Quando io mi chiedo che cosa fare, qual è la scelta giusta, come comportarmi, e quella persona o un'altra, e avanti di questo passo tutti i discernimenti che si possono fare, che è necessario fare, io mi pongo in una posizione di questo genere, cioè davanti al Signore vediamo assieme, per quanto io sono capace ad ascoltare, di capire, di rendersi conto, di rendermi conto. La posizione della comunicazione con il trascendente genera anche appunto il tipo di relazione. Allora ci sono delle persone che vivono una rabbia terribile contro Dio. Perché il primo movimento è attribuire a Dio le caratteristiche umane. Questo è normale, è di tutto. E noi siamo dentro la nostra realtà, come facciamo ad attribuire a Dio caratteristiche diverse dalla nostra realtà? Non abbiamo la fantasia, non abbiamo la possibilità di uscire dalla nostra realtà per attribuirgli le sue caratteristiche. Allora, se va bene, gli attribuiamo quello spazio di caratteristiche in cui l'uomo è fatto immagine di Dio. Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza, quindi c'è una parte dell'uomo che è immagine di Dio, che assomiglia a Dio. Se io gli proietto queste, va ancora bene, posso capire delle realtà di Dio. Ma se io gli proietto l'altra realtà, io mi creo un Dio diverso da quello che è, me lo invento io. Poi si sentono delle persone lamentarsi, Dio non mi ascolta, ma tu con chi stai parlando? Stai parlando con lui o stai parlando con una tua invenzione? Perché se parli con una tua invenzione, Dio è lì che dice, guarda che sono qua, ehi, no, 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 sono qua io, parla rivolto da questa parte, ma parla con me, io sto parlando con un'altra realtà che non mi risponde. E questa è la situazione più comune, più diffusa. Non è che Dio giochi a nascondino. Dio dichiara nella parola di Dio che vuole incontrare tutti, che vuole comunicare, dialogare con tutti. E poi non riesci mai a trovarlo. Sapete quelle persone al telefono che devi chiamare quante volte per trovarle? E Dio è ancora peggio, perché non lo trovi. Ma cos'è sta storia? Ma veramente voleva comunicare con me o non voleva comunicare con me? Lui voleva comunicare con me, sono io che se comunico con qualcos'altro non lo trovo, non risponde.
Ho fatto 50 volte il suo numero di telefono e non mi ha mai risposto. Ma guarda che non è quello il suo numero di telefono. Guarda che non era quello. C'era uno che diceva, ho scoperto il numero di telefono di Dio. 6163. Dio è uno e trino, 6163. Vabbè, battute, da talora, quando vedi per l'ora. Allora, la comunicazione con Dio genera una relazione con Dio. E noi siamo responsabili di questa relazione, per cui quando ci viene da lamentarci di Dio, la risposta è, ma forse devo cambiare la comunicazione con Dio. Cambiando la comunicazione, cambio la relazione. È lì che viene il gioco della crescita, del cammino della persona. Ma chi insegna questo problema? Una volta c'era un insegnamento per gli adulti che era fatto la domenica pomeriggio. Nella domenica pomeriggio c'era in tutte le chiese un insegnamento per gli adulti e buona parte delle persone ci andava, buona parte, un certo numero di persone ci andava. Questo insegnamento per gli adulti è sparito. Io, corso di psicologia, insegno psicologia dinamica del vissuto religioso, cioè quali sono le dinamiche che si muovono dentro la psiche di una persona quando si rapporta con Dio. Ci sono delle dinamiche psicologiche proprio nei confronti di Dio Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, ne avevamo parlato un paio d'anni fa. Dunque c'è tutta una realtà psicologica che si muove. Tanto che ci sia qualche prete o un prete che dice durante la predica, non è vero che se si chiede a Dio Dio esaudisce, al massimo manda lo Spirito Santo, ma non fate la preghiera di richiesta perché è sbagliata e non otterrete nulla. Predica la domenica. È sempre difficile dare un giudizio così prendendo un pezzetto, perché se lui spiega che Dio cerca il bene delle persone, quindi sostiene, aiuta attraverso lo Spirito Santo, guida le persone, eccetera, poi si sa che i preti sono di tanti tipi diversi. E, no, questo non riguarda i preti, però è troppo bella. I consigli riguarda. I consigli sono come il tram. Ognuno prende soltanto quello che va dove vuole lui. Qui non si adatta, no, non c'entra. Vabbè, potrebbe anche entrarci. Abbiamo ancora dei minuti, quindi o tirate fuori le domande o vado avanti io. Allora, cosa potete fare? Cosa potete portarvi via concretamente da questa serata? L'idea che potete rivedere le vostre relazioni. Ci sono delle relazioni che per voi sono particolarmente vitalizzanti, cioè vi fanno star bene, ma profondamente. Fate attenzione che una cosa è star bene superficialmente, una cosa è profondamente. Queste relazioni vi fanno vivere meglio, vi fanno fare delle scelte migliori, vi fanno capire meglio chi siete voi e cosa dovete fare nella vita. È importante identificare queste relazioni, identificare quelle persone che vi rimandano qualcosa che vi fa del bene. Ma guardate che quella persona non fa niente di particolare, sono delle combinazioni particolari, per cui non è che sia la stessa persona per tutti. Ognuno è importante che identifichi quelle due, tre persone attorno a lui che hanno questa caratteristica. Le persone con cui invece vivete una relazione faticosa, tenete conto che non potete cambiare l'altra persona. È una strada impercorribile. Potete cambiare la gestione che fate di quello che vi arriva da questa persona. Cioè, non concentrarvi sulla fatica, sull'irritazione,
Fondamentalmente queste persone vi toccano una ferita. E allora voi reagite non alla persona, ma alla ferita. È davvero quella persona insopportabile, ma scusate, se io ho una ferita qui e quella persona ha l'abitudine di mettermi, io non la resisto più. Come la vedo, mi allontano, perché so già che mi farà soffrire. Capita lo stesso fenomeno a livello psichico. Noi abbiamo delle ferite nella psiche e qualche persona ce le tocca. Allora, state sereni. Non è colpa di quella persona, non è nemmeno colpa vostra, potete prendere delle distanze. Poi è anche vero che alcune persone hanno la caratteristica di toccare ferite un poco a tutti. E ci sono altre persone invece che hanno la capacità di essere vitalizzanti con tanti. E allora è chiaro che non sono tutte uguali le persone, che non siamo tutti uguali. Il secondo passo è proprio quello. Io per gli altri chi sono? Perché normalmente uno si concentra su chi sono gli altri per me. Ma io per gli altri chi sono? E guarda che diventare tu una persona vitalizzante per gli altri fa del bene a te. Diventare tu una persona che fa star meglio gli altri, che li fa sentire meglio dopo che ti hanno incontrato, fa del bene prima di tutto a te. Quindi ti conviene diventare una persona di quelle. Chiediti chi sei tu, per come mai riesco bene con questa, riesco meno con quell'altra. Non è obbligatorio riuscire con tutti, ma chi non riesce con nessuno, è un po' come quello là che diceva, è normale usare la gomma, ma consumare prima la gomma della matita è un po' troppo. Dunque c'è questa realtà di chiedermi io, quando sono vitalizzante per l'altro, con chi riesco, che cosa si sveglia dentro di me, che cosa cresce dentro di me quando aiuto l'altro a crescere. E quindi avete una strada di crescita vostra personale molto buona e molto valida, ed è quello che vi auguro. Tanti auguri.